Smurri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua tornati col trio dell'ignoranza, cioè Giampitech e Mike Sciosha. Mamma mia, ragazzi, quanto tempo, quanto tempo, incredibile. Sì. E siamo qua? Lo volete dire voi su cosa siamo? Lo dico io? Vai, tu che sei un po'... No, no, vai, vai. Su Zula! Siamo su Zula, ragazzi. Zula, che per chi non lo conoscesse, Zula è uno sparatutto in prima persona. Però è uno sparatutto un po' espagnol, secondo noi, perché abbiamo aperto il gioco, era tutto in spagnolo. Adesso per fortuna siamo riusciti a metterlo in italiano, se no non si capiva nulla. Questo gioco ve lo lascio qua sotto in descrizione per chi non lo conoscesse. Vi lascio anche il mio nickname, così potete aggiungermi e giocare insieme a me. E la particolarità di questo gioco è che ha un sistema di personalizzazione molto, molto ampio. Ora, io qui purtroppo sono un povero, cioè ho tipo 600 monete o tipo 10.000 punti Z, con i quali potrei però comprare già qualche cosina. E mi sa che infatti... Scioppa. Ecco, un pompa io magari me lo compro. Scioppa. No, no, abbastanza oro, perfetto, soldi. Direi che... Porco due, Mike Sciosha. Ah, ok, con i punti Z lo posso comprare per una durata di tempo limitata, quindi vedi che povertà. E possiamo comunque personalizzare sia il nostro personaggio che andare a comprare anche dei mazzi per spacchettare e vedere se la sorte sarà un po' più... un po' meno avversa nei nostri confronti. Non come l'ho stata con Giampitech con la vita. Quindi io direi di adesso di entrare in... Questa, ragazzi, è la modalità sabotaggio. Si potrebbe dire cerca e distruggi di noi veterani. Voi state giocando? E noi siamo dentro. Ho capito, visto che io sono entrato in ritardo, adesso devo aspettare voi. Ah, no, 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 io pure sto aspettando. Però intendevo sono dentro. Mike Sciosha. Oh, andiamo. Come stai? Minchia, che sei brutto, mamma mia, che skin c'hai. E che sei bello te, perché non ti sei visto. la skin coi soldi. Ah, ma è già iniziato? Di qua, Mike, di qua, da me. Attento, piano, che c'è già sparano. Ah, infame! No, che mi ha ammazzato là dietro? Adesso dobbiamo andare a prendere la cosa, dai, che ci frega, andiamo a prendere la bomba. Comunque qua il cecchino, se lo sai usare, fa le stragi. Lo so, infatti sto usando quello, ma l'ho pigliato. Oh, rimane un nemico, attenzione, in caso siamo entrati noi in game. Dai, Zula win, abbiamo vinto, hai visto? Attenzione. Ragazzi, abbiamo vinto, avete visto? Voi siete i Gladio, noi siamo i Zula. Lo so, infatti abbiamo vinto. Non è vero. Zitto. Occhio, le bombe a mano, è trick track. Oh, ne ha ammazzato uno! Oddio! Qua che lancia i boom a mano. Ma vaffanculo, lancio le granate da... Ma poi che cosa sono? Io Bolt che lancio le granate da 30 metri. Cazzo c'entra Bolt e le granate di... Stai zitto, metri. Non lo so, devo dire con un personaggio e mi venne Bolt, compa, che mi... No, ma mi ammazzano sempre dal culo, ma dai! Mamma mia, doppio kill questo kill round. Sto perdendo l'uso della parola, però sto facendo due kill. Io sto addossando i trattori. Ah, che stai a fare? Però chi sta facendo? Lenticchie. Oh, la terza! Attenzione, morri official. Oh, minchia, tre kill. Poi mi hanno ciuato, però... Non ho ucciso uno. Grande Mike. Attenzione, ragazzi, tre kill. No, oh, questo sta Ivan Luca da solo, 1v1. Vai. 4-3 o 5-2. Vai, TR Red Davin. Uno contro uno, Attenzione, questo è il nostro che campra come nessuno. Minchia, c'ha 4 di vita il nostro. Ma dove deve andare un 4 di vita? Ti starnutiscono in faccia, muori. Oh, ma tu fai la spia, Giampi. Così vinciamo. Che cazzo vi devo dire? Ma col coltello, che cazzo fa un coltello? Dov'è il vostro compare? Tra l'altro pugnalazzo tipo ignorantissimo. Vabbè, abbiamo capito che questo è tipo pro player. Già guarda come si... Sudina, questo ma anche lui. No, come, ma ha vinto il round, come? Perché ha preso la pistola. Ma indipendentemente da come andranno questi prossimi match, 3 kill in un round. Ricordatevelo, perché mi deve bastare per tutta la vita. Ci devo campare di reddita. Però sti fumogeni sono per i vigliacchi che non sanno giocare. E io per questo resterò indietro e non mi farò per niente avanti, così. Io sto facendo pesantemente schifo in questa... Vabbè, Giampi. Ma tu sei morto, Mike? No. Io sì, ho fatto headshot. Baby, ti ho fatto headshot. Esatto. Giampi, tu sei ancora vivo? Sì, guarda, ecco, vivissimo, compa, sono. Sei morto? Ma certo, un po', ma certo, come se fosse scontato, capito? Ma certo, faccio schifo, cioè è ovvio che sono morto. Non mi dire che faccio schifo. No! Come ha fatto? L'hai visto? Te l'ha messo Ma come cazzo ha fatto?
te l'ha sbatacchiato. Cioè, dal nulla mi ha fatto un headshot veramente senza senso. Ma questo è un fenomeno. Attenzione, il nostro sta piazzando la bomba, io ve lo dico. Cioè, ragazzi, ero vabbè. In vantaggio di fuoco. Cioè, era palese la cosa. Riesco a sopravvivere per più di 10 secondi. Io vado sempre a sinistra, raga. Non mi piace la idea. Tu vai sempre a destra, Mike, e muori sempre. Perché non vieni con Murri, che ti proteggo. Vedi, da sto lato partono le bombe. Oh, ma io gli lascio sempre lo scudo di vita, mannaggia. Mamma mia, me la sono rischiata da morire qua. Me la sono rischiata veramente da morire alla fine. E infatti da me c'è uno spot proprio facilissimo. La porta. Vai ragazzi, sono appostato. Madonna, madonna. Mi hanno tolto metà vita così a gratis. Ah, ma sei ancora vivo. Comunque qua ci sono un sacco di figli di portieri che camperano dietro le porte. Sta Buffon, Gigi Buffon. Bravo. Ma sei morto, Mike? Io sì, da sono solo. Pure Jumpy mi sa. Vai vai che siete due contro uno. O sei da solo? C'è la mia sinistra. C'è la mia sinistra. Digi morri. Dai 12 secondi. Ma dove cazzo è la bomba? Guarda che è ritardato. Vai là 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 là. No, non scappi a mano, zi. Non scappi a mano. No. Cioè non pensavo fossi tu, cazzo. Micchia, però ti ho fatto un jump shot, ti ha ucciso, ti ho spaccato. Ma io pensavo fossi morto, infatti ho detto, vabbè, no, la mia sinistra. Sistematicamente tu eri alla mia destra e io ero alla tua destra, cazzo. Oh, questo qua si è bloccato, ma che sta a fare questo? Dov'è, dai. Oh, c'è il timer, ma giocare. La gente che gli sta giocando in un altro server. Dov'è che l'andiamo a ammazzare, raga, dai. Non lo capiamo, dov'è. Si è fermato dietro una macchina. Sentite la macchina, ecco. Che cazzo fa? Ma che sto Ma che fa? Round concluso. Cambia banda. Cambia banda. Adesso poi infatti Mike, buonanotte. Ora dobbiamo mettere le bombe, no? Che me lo dici quando dobbiamo le disinnescarle. Quello ha capito un cazzo. Tutto tempo metti la bomba, ma sulla mia è la bomba. Oh vabbè, ma questo è uno spawn killer. Ma com'è possibile? E dai, da dove? Dietro! Questa è un cane. Questa quella è un cane. Ma chi è poi quello Berlusconi? Silvio the best. Porca zozza, oh. Ah, ma che per davvero? Minchia, 25 kill, ma chi minchia è? Raga, vero ninja. Ragazzi, mi ha imparato a giocare, che volete farci? Ma tu che cazzo dici? Mi ha imparato a giocare, ragazzi, dai. Oddio, ma che ho fatto? Ma come cazzo sono morto? Ma che ha chiamato la mob questo? Guarda, se non ti ammazzo. No, vabbè, io non ci credo che ha vinto lui. Ma no, ragazzi, allora ragazzi, veramente io vi dovete andare a vedere poi questa clip. Cioè non è possibile. Questo che cazzo di arma? Lo vedi Red Devin, Mike? Ma quello che gioca con noi, eh. Ma che cazzo di arma? Tutta fosforescente. Vabbè, una skin. Che Attenzione. Impazzito lui, vuole fare il pazzo. È matto. No! Oddio! È matto! E Jumpy Deck muore. Dai, che forse un punto lo facciamo. Vai, piazza! Piazza. Sono 2v1, dai. Dai, piazza il nome nelle piazze, su. Minchia, 35 secondi è dura resistere. Saranno lunghi, ragazzi. In 35 secondi si possono fare tante cose. Oh! Lo fa! Ragazzi, 15 secondi, resisti, frato! Resisti, frato! Porca troia! Con un pro player ci è capitato! Mike, lì com'è la situa? Che sto arrivando da qua. C'è gente. Vai, libero. No, minchia! Morsi, raga. Minchia, già! Mike ci ha lasciato davanti agli occhi, poverino. Ma me le shottano, c'hanno delle armi, one shot, one kill. Se sei... Cazzo, c'è il pinamante è troppo forte. Oh, da qualcuno qua da me! Vabbè! Ma che cos'è? Quello là c'ha qualcosa. C'ha il cecchino. C'ha il cecchino. No. Grazie, ragazzi. E non sono arrivato sul podio per pochissimo. Ok, ragazzi, però prima di concludere il video volevo farvi vedere una cosa veramente fighissima. Perché rispetto all'altra volta che non sono riuscito a farvi vedere perché mi mancavano i crediti necessari tramite i pacchetti che potete acquistare dal negozio. Ah sì, purtroppo sono solo con Jumpitech perché Mike Shosh ha fatto tardi, quindi premo uno di platino, dai, vediamo che cosa esce fuori. Ah, spendi due sordi. C'è pure una carta leggendaria. Perfetto, manco una skin ho trovato. Top, poco fa avevo shoppato, quindi già l'avevo trovata.
e utilizzerò l'MP5. Papà, c'è uno scarello e non ho paura di utilizzarlo. C'è un MP5 verde e non ho paura di utilizzarlo. Ah sì? Io ce l'ho bianco, con le scritte rosse. È perché sei povero. Allora, i miei compagni qua si sono fermati, significa che... Madonna, chi è che ha tirato una granata? Oh, c'è un fame. Oh, ne ho ammazzato uno, burro. Murri upaz, murri upaz. No! Non ho high ground, non sono convinto. Madonna, madonna, stanno arrivando. No, ma ammazzaro, minchia, se compasse di tu mi incazzavo come un bastardo. Porco, due stanno arrivando. No, 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 per quanto? Mamma mia, stavo facendo il cappottone. C'è uno della mia squadra che ha un'arma che tipo è tutta fluorescente e gli lampeggia di viola, troppo tascia. Basta, adesso vado dall'altro lato perché a destra c'è l'ambulanza. C'è una sorte avversa, cazzo, io ogni volta ci vado contro. Oddio, funzionasse mai sta cazzo di granata. Fatto che anch'io sto andando incontro alla morte sicura, compa. You are alone. One enemy left. Allora chi si cazzo? Muori io. Ma sei solo tu quello rimasto. The beat. Esatto, bella. No, due ne avevo ammazzati. Però me la sono portata bene, eh. Te la sei portata bene. Come si suol dire. Va bene ragazzi, questo video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che il gioco lo trovate qua sotto in descrizione, così come il mio nickname per aggiungermi. Io ringrazio tantissimo Mike Sciosha e Jumpiter, che uscirà a giorni un video anche sul loro canale. E grazie. Peccato, ero partito bene, poi mi sono perso strada facendo. Ah, intanto qua ho sbloccato po' di cose. Quindi adesso mi andrò a migliorare il profilo qui nella sezione negozio. Grazie mille per aver guardato fino a questo punto del video. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!